Buon pomeriggio amici di YouRadio e amici di YouRadio Plus, che è il canale YouTube di YouRadio. Siamo in compagnia del direttore Daniele Pitteri, direttore del Santa Maria della Scala. Buongiorno. Buongiorno. E oggi ci parlerà, ci introdurrà dell'evento imminente a questo punto, dal 26 al 28 gennaio, di meteoriti. Sì, Meteoriti è un'iniziativa che vuole indagare l'innovazione culturale, di cui penso che nel nostro paese ci sia grande bisogno. Anche se nel nostro paese ci sono degli esempi molto interessanti e quindi abbiamo organizzato 3 giorni in cui toccheremo 3 temi fondamentali, o meglio parleremo dell'innovazione culturale in 3 ambiti che sono strettamente collegati alla città di Siena e che sono appunto la città come macchina, come organismo in grado di produrre cultura, i musei e la musica, che è un altro elemento identitario di Siena. E assieme a questi 3 ambiti, però, proveremo anche a interrogarci su quali sono i processi che servono per determinare cambiamento e innovazione culturale e quindi per porsi gli obiettivi da qui a 20 anni e per perseguirli attraverso un percorso, e anche delle modalità di sostentamento e finanziamento delle attività Fundraising, culturali e della appunto. cultura e fundraising, esatto. Infatti, il sottotitolo di Meteoriti è proprio Breaking Culture, cioè rompere la cultura. Sì, l'idea è proprio quella di guardare quell'innovazione che parte da momenti di rottura, momenti di discontinuità con il passato. Esatto, e il 26 ci sarà poi anche un hackathon, cioè una maratona, per così dire, tecnologica, che vedrà come tema le audioguide. Sì, diciamo l'hackathon è abbastanza particolare perché, come sappiamo, l'hackathon è molto collegato alle tecnologie, mentre noi partiamo dal principio che per in particolare le audioguide o comunque per il racconto audiovisuale dei musei o di altri luoghi espositivi, eccetera, le tecnologie non sono più un problema. Il problema che oggi si pone è la modalità di utilizzare in forma narrativa le tecnologie. E quindi noi facciamo quest'hackathon che serve proprio a questo, a stimolare un pensiero sulla produzione di contenuti utilizzando narrativamente, non soltanto tecnologicamente, gli strumenti che oggi esistono e che consentono di fare delle cose bellissime, ma la tecnica e la tecnologia da sola non È basta. vero, e infatti il luogo sarà proprio appunto il Santa Maria della Scala per questo evento di questo tra pochi giorni, il 26, infatti tra pochi giorni è tutto pronto. È tutto pronto, il 26 cominceremo appunto con l'hackathon che avrà una mattina in cui si fa un piccolo giro nel Santa Maria dove abbiamo individuato alcuni luoghi che poi dovranno essere oggetto, ognuno dei partecipanti all'hackathon sceglierà su quale luogo sviluppare il proprio progetto e nel pomeriggio invece c'è la seduta progettuale vera e propria, eccetera. E poi dal 27 mattina invece cominceranno i tavoli dove partiremo con quello della città che avrà come chairman uno dei co-curatori che è Renato Quaglia, poi ci sarà quello sui musei che avrà come chairman Ilaria Duva e nel pomeriggio avremo il tavolo sulla musica di cui sarò chairman io. E poi stesso al pomeriggio del 27 inizierà tutto quanto il percorso sui processi che occuperà la seconda parte del pomeriggio del 27 e tutta la giornata di Del sabato. 28. E di sabato 28. Ecco, qui ci sono le cose interessanti perché noi abbiamo fatto una call for paper internazionale, la risposta è stata molto ampia, ne abbiamo invitate a parlare, ad esporre una quindicina all'incirca, non ricordo il numero preciso, ma più o meno sono tante. Arriveranno esperienze museali interessanti perché quello che abbiamo visto è che la partecipazione, soprattutto quella estera, ma anche quella italiana, è stata di grande rilievo e di grande qualità. E quindi questo ci consente di avere un panorama di esperienze e anche di voci diverse sui vari ambiti, eccetera. Abbiamo la collaborazione di istituti importanti, non soltanto Abbiamo senesi, letto, sì. il Franci, la Chigiana, Chigiana. l'Ordine degli Architetti, ma ci saranno poi speaker e rappresentanti e relatori dell'UNESCO, dell'OCSE, che provengono appunto da diversi musei. Artisti come David Moss, che nel pomeriggio del 27 farà un talk performativo e quindi ci racconterà l'uso della voce e della sperimentazione della voce con degli esempi pratici. Assieme a lui ci sarà anche un artista senese, un musicista senese, Giulio Aldinucci,
che anche farà uno speech performativo. Insomma, c'è un insieme di cose. Fra le esperienze abbiamo raccolto solo due paper, ce ne saranno anche due di natura performativa. Quindi anche questo ci dà un bel elemento. E poi avremo testimonianze importanti. Chiara Bernasconi e il MoMA in New York, poi avremo Giovanni Lavarra architetto, insomma un panel veramente molto ricco di personaggi che provengono dall'Italia e dall'Europa e dal mondo, perché alcuni agli Stati Uniti appunto vengono. Quindi noi ringraziamo il direttore Daniele Pittari, ringraziamo anche per l'opportunità che abbiamo avuto e avremo tutta questa settimana di intervistare gli ospiti che ci saranno a Meteoriti, ovviamente interviste telefoniche perché certo, non è possibile farli raggiungere qua in anticipo, e quindi invitiamo tutti gli studenti anche a partecipare e interessarsi. Ecco, io ci tengo molto a questa cosa, il motivo anche per cui non solo con voi già avevamo stretto una collaborazione in passato per Remix in Cities, ma io vorrei che sempre di più, anche grazie alle iniziative che noi da marzo organizzeremo tutti i venerdì con apertura lunga fino alle 22, questo luogo fosse sentito dai giovani e dagli studenti come un luogo dove si può apprendere, ma dove si può anche proporre delle cose da fare. E quindi è molto importante un rapporto con l'università e con i giovani che studiano a Siena, senesi e non senesi ovviamente. E quindi l'invito ovviamente agli studenti e a tutti gli interessati dal 26 al 28 gennaio, Meteoriti. Ringraziamo ancora il direttore Daniele Pittari e un saluto a tutti gli amici di YouRadio. Un saluto a voi.